Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video dedicato al cibo, perché voglio fare un unboxing dedicato al cibo. Ho deciso di provare a ordinare la Degusta Box, che è una box contenente prodotti alimentari, e voglio condividere con voi il contenuto. Qualora voi non sappiate che cos'è, vi lascio in info box tutte le informazioni. Comunque è una box alla quale vi potete abbonare mensilmente. E poi eventualmente anche disdire l'abbonamento in qualsiasi momento e vi arriverà a casa piena di prodotti alimentari che superano il valore che voi avrete speso per l'abbonamento mensile. Il costo di questa box è di 15 euro al mese, ma al primo mese c'è uno sconto e quindi andate a pagarla solo 9 euro. Io vi lascio in info box il codice sconto qualora vi dovesse interessare provare con questa box. La cosa interessante è che i prodotti contenuti all'interno superano il valore che voi andrete a spendere. Quindi, insomma, mi sembrava una cosa carina, ho deciso di provare e vediamo insieme che cosa mi hanno spedito. La scatola è questa, ma è pesantissima, quindi ve la faccio vedere velocemente, la metto subito giù perché è veramente pesante. Andiamo a vedere insieme cosa c'è dentro. Intanto all'interno trovate questa scheda che riassume, diciamo, tutti i prodotti che ci sono all'interno della box, però se io ve li leggo prima non c'è gusto, quindi andiamo subito a vedere che prodotti ci sono. Allora, la prima cosa che c'è è questo Curly, spero si pronunci in questo modo, non lo so, e sono degli snack a base di arachidi, da quello che ho capito. Quindi sono praticamente mais snack con arachidi in pasta, quindi sono tipo delle patatine con gli arachidi, se non ho capito male. Vabbè, queste sicuramente sono quelle cose molto sfiziose, ma che io di solito non mangio, quindi magari le regalo a mio papà queste che invece adora gli arachidi e sicuramente sarà più felice di me di mangiarli. Poi chiederò a lui di farmi sapere se sono buoni, se ne vale la pena, poi magari vi faccio sapere. Poi vediamo cosa c'è dentro. Qui ceci snack con basilico e prezzemolo. Ecco, questa invece è una cosa che a me potrebbe piacere perché io adoro i ceci, mi piacciono tantissimo. E questo snack a base di ceci con basilico e prezzemolo potrebbe essere una cosa interessante. Ce ne sono addirittura due confezioni, quindi spero veramente che mi piacciono perché ne ho addirittura due confezioni. Poi ci sono due bottiglie di Sprite, una è al gusto cetriolo con zero zuccheri e zero calorie, quindi questa qua dietetica, e poi c'è quella normale, diciamo, che comunque anche questa è a basso contenuto di zuccheri, e sono due bottiglie di Sprite. Anche questa è una cosa che io di solito non bevo perché non sono tanto una persona che beve bibite. Però al mio compagno la Sprite piace, quindi sicuramente sarà felice di poter provare questi prodotti. Poi c'è un barattolo di marmellata Zueg 100% solo frutta, quindi quella senza zuccheri aggiunti, ai frutti rossi e melograno. Questa invece è una cosa che mi piace tantissimo. Io adoro la marmellata, mi piace la marmellata di qualsiasi gusto, e questa qui ai frutti rossi e melograno io ancora non l'avevo provata. Quindi questa sicuramente farà parte delle mie prossime colazioni. Poi ci sono due confezioni di wafer di marca Loacker e sono quelli per il gelato, wafer per gelato. Questo è al gusto vaniglia, ve lo avvicino così lo vedete meglio. E questo è al gusto limone, eccolo qua. Questi sono due prodotti che mi attirano tantissimo perché il wafer per il gelato mi sembra una cosa sfiziosa e fantastica. Poi c'è un sacchettino di caramelle, sono caramelle vegane e sono a forma di animaletto. Queste qua sono alla frutta, limone, ananas e lampone, eccole qua. Quindi insomma sono carine, ma sono quelle cose che io non mangio molto spesso. Poi c'è una bottiglia di olio di semi di lino biologico. Questa invece è una cosa che in cucina sicuramente potrei utilizzare perché io l'olio di semi per cucinare comunque lo utilizzo. Questo è biologico, sono curiosa di provarlo perché devo dire la verità, non lo avevo mai visto. Poi c'è questo prodotto un po' strano perché è dressing yogurt, condimento versatile e gustoso. Eccolo qua, questo.
Io questo non so cosa sia, sono sincera, credo che sia una specie di condimento allo yogurt, però non ho la minima idea di come si utilizzi questo tipo di condimento. Non lo avevo mai visto, quindi anche questo non so se è uno di quei prodotti nuovi oppure se è un prodotto che magari esiste già da tempo, ma io non ho la minima idea di come utilizzarlo, quindi mi farò una ricerca su Google e vedrò come si può utilizzare. Ovviamente se voi lo sapete, fatemelo sapere nei commenti, magari mi dite come si utilizza. E se c'è qualche ricetta particolare nella quale appunto andare ad utilizzare questo prodotto. Mi rendo conto che in fatto di alimentari sono un po' ignorante perché effettivamente tante cose io non le avevo mai viste, non le conoscevo. Poi vediamo, allora, piadelle ai cereali della Mulino Bianco, queste sì, queste invece mi piacciono perché le piadine sono comunque un qualcosa che mangio abbastanza, anche così come accompagnamento ad un secondo, ad un contorno al posto del pane, quindi le piadine sicuramente sono apprezzate, mi piacciono tantissimo. E poi c'è una bottiglia di birra bianca Peroni, eccola qua. Questa sicuramente la regalerò a qualcuno perché sia io che il mio compagno siamo astemi e quindi questa è una cosa che non ci serve, non utilizzeremo mai. Quindi sicuramente questa la regalo a qualcuno. Magari adesso chiedo a qualcuno dei miei parenti o amici se apprezzano la birra bianca e se bevono la birra bianca magari la regalo a loro. Questo era l'ultimo prodotto contenuto nella box. Sono cose che sicuramente utilizzerò e che sicuramente se non mangerò io mangeranno i miei parenti o i miei amici, perché quello che magari non uso io lo regalerò. E quindi è una box che comunque vale la pena di acquistare perché si può condividere il contenuto con le persone alle quali volete bene, quindi è una cosa molto carina secondo me. E sicuramente ogni mese ci saranno prodotti diversi e sicuramente è una cosa anche carina poterle condividere. Io mi fermo per il momento, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.